Bolzano, Regional Council of Trentino Alto Adige. More than 500 people took part in the debate, Reflecting on Europe, organized by the European Committee of the Regions, hosted by the President of the Regional Parliament, Thomas Wittmann. Penso che si debba sempre parlare di Europa, perché Europa è molto importante, perché abbiamo visto con i profughi, con le problematiche dei profughi, anche può cambiare completamente, e c'erano già delle misure per far sì che il Brenno diventasse di nuovo un confine, e questo in un'Europa unita, in un'Europa delle regioni, dobbiamo dare veramente un messaggio molto forte che questo non lo vogliamo. The first meeting of its kind in Italy, planned by the European Committee of the Regions and organized by the Convention of Presidents of the Legislative Assembly of the Regions and the Autonomous Province of Bolzano. L'Europa delle regioni è l'unica Europa possibile, perché con più sarà valorizzato e tutelato il ruolo delle regioni e dei territori, con più si rafforza il ruolo e la visione dell'Europa. The Vice President of the Committee of the Regions, Karl-Heinz Lambert, attending the meeting, underlined the importance of regions in an ever-changing Europe. Reflecting on Europe ist der Versuch, eine breit angelegte Debatte über die Zukunft Europas in enger Zusammenarbeit mit den Gebietskörperschaften des Kontinentes und mit den Bürgerinnen und Bürgern Europas loszutreten. Heute findet hier der Start der italienischen Initiativen statt. Die Präsidenten der Regionalparlamente haben dazu eine wichtige Veranstaltung hier in Bozen organisiert, und ich freue mich sehr, als erster Vizepräsident des ADR an diesem Ereignis teilnehmen zu können. The coordinator of the Italian Convention of Presidents of the Legislative Assembly of the Regions and President of the Regional Parliament of Friuli Venezia Giulia, Franco Jacob, emphasized the necessity of reflecting on the future of Europe, beginning at the bottom, the regions. L'Europa è messa in discussione nei suoi principi fondamentali, i principi che hanno ispirato appunto 60 anni fa la firma del trattato, e quindi è importante oggi riflettere sull'Europa per riprenderne i contenuti, per riprenderne gli ideali e per riprendere soprattutto quel dialogo e quel percorso che ricoinvolge nuovamente i cittadini e i territori nel progetto europeo. The journalist Enrico Tibuzzi, manager of the ANSA Europe, initiated the debate. Students from the University of Trento and from secondary schools in Bolzano addressed the need to relaunch European integrity. Le domande principali sono quelle: cosa si stia facendo oggi per i giovani in Europa, e soprattutto studiare un po' di più le politiche giovanili, ampliare un po', dare un po' di speranza ai giovani italiani che vanno all'estero perché non vedono un futuro, diciamo, oggi in Italia. L'Europa può essere una buona opportunità perché ci dà la possibilità di conoscere più persone, più culture, più lingue, e conoscendo più persone, più lingue, ci dà anche la possibilità di aprire nuovi orizzonti e quindi anche essere ben disposti alla collaborazione tra i giovani, ma non solo, quindi anche avere maggiori possibilità dal punto di vista lavorativo. Erasmus per noi è stato fondamentale per aprire un ponte tra paesi di culture, tra paesi diversi. Per noi giovani viaggiare è stato fondamentale al fine di conoscere, integrare e trasmettere la nostra cultura, al fine di creare un'identità europea basata sul rispetto. Juan Pablo Duran Sanchez, President of the Parliament of Andalusia and President of the Conference of European Regional Legislative Assemblies, CALRE, responded to questions focusing on the future of Europe in an era characterized by continuous modifications to old equilibriums. Raffaele Cattaneo, President of the Regional Parliament of Lombardy and member of COR, highlighted the value of Europe in order to guarantee continued peace, as in the last decades. Il dramma dell'Europa è che è calata da Bruxelles in modo burocratico, e che la gente sente distante da sé, incapace di risolvere i propri problemi. L'alternativa è ripartire dal basso, è l'Europa dei popoli e delle regioni. Marco Canaparo, permanent representative of Italy to the EU, recall the anniversary of the signing of the Treaty of Rome. Siamo a pochi giorni ormai da una data importante, che è
il 25 marzo, che rappresenterà il 60° anniversario della firma dei trattati di Roma, quindi è un punto importante di celebrazione di quanto finora l'Unione Europea ha fatto. The president of the region of Trentino-Alto Adige and president of the autonomous province of Bolzano, Arno Compaccia, spoke about a Europe with a heart before a mind. Per noi sudtirolesi, altoatesini, l'Europa era sempre la possibilità per superare queste logiche, per avere la possibilità di circolare liberamente, di vivere in un contesto che prescinde dall'appartenenza a un gruppo linguistico, a una nazione, ma che invece proprio vive dalle diversità e ne trae poi anche un beneficio. Michaela Fanelli, mayor of Riccia and member of COR, took the opportunity to underline the value of clear information aimed at young people on the subject of Europe. È importante far capire a che cosa serve in concreto l'Europa. Per dei giovani, per esempio, è molto astratto l'utilità quotidiana. L'ho detto con alcuni esempi: un ponte finanziato dal FESR, un'attività didattica dal Fondo Sociale Europeo, l'Erasmus, nuove imprese agricole, l'innovazione nelle nostre imprese, gli start-up. Sono tutti interventi che l'Europa finanzia attraverso il Fondo di Coesione, i fondi di coesione. A large number of issues were addressed, all of which revealed a willingness to involve citizens more in the relaunching of Europe, a process which all agreed should stem from the regions.